imparare la lingua o integrarmi con le persone del posto, ma è stato più una difficoltà nell'integrarmi con le persone della mia stessa età, perché finché si trattava di un approccio con le persone più grandi era tutto molto, molto facile, invece rapportarmi con i giovani della mia stessa età era molto più difficile, perché venendo da un paese con una cultura diversa per certi aspetti, una cultura un po' basata sul concetto maschilista, per cui essendo io donna, essendo io femmina, era molto più difficile rapportarmi, ad approcciarmi con i miei coetanei, per cui avevo sempre il timore o comunque ero molto intimidita nell'approccio, soprattutto con l'altro sesso e soprattutto anche il fatto di poter creare delle amicizie basate sul divertimento, Quando viene un po' difficile in quel momento, perché uno, noi, quelle che voi dite noi non capiamo, quelle che noi diciamo voi non capite. Quindi l'inizio prima di tutto è la lingua e poi l'integrazione, perché la gente qui sono un po' chiusi. Se non ti conosco è un po' difficile a trovare delle relazioni, a parlare, a integrarti. La sfida più grande per un straniero, secondo me, c'è prima è l'integrazione, no? È un po' difficile all'inizio quando vieni qui in Italia, che non capisci la loro lingua e poi la gente sono un po' chiusi. Ma però è tutte le parti, anche da noi puoi trovare anche delle gente chiusi, la gente aperta. Quello è normale. E poi piano piano, cioè, si migliora le cose. È la lingua e poi a conoscere delle gente, a entrare. Se magari a spiegare le tue storie alle persone che ti possono anche aiutare per integrarti e poi alla fine andrà bene. Ma all'inizio cioè, è difficile per tutti, anche tipo gli italiani quando vanno in un altro paese, all'inizio sarà un po' difficile anche per loro. Per me l'integrazione è meglio, no? È una cosa bene, no? Cioè, se uno integra un paese, e come forse c'è tutto, c'è prima l'integrazione, a conoscere la gente, a lavorare, e secondo me l'integrazione è una cosa, cioè, importante per tutti gli umani. Se sei un paese che non sei integrato è come forse non ci sei. Grazie. Io quando ero in Mali studiavo e lavoravo anche e Quasi una nuova cultura ti deve essere aperta, nel senso io mi sento molto più una cittadina del mondo che una cittadina del mio proprio paese, no? Io penso sempre che casa mia è dove il mio cuore, no, sta. E quindi che sia in Italia, sia in Brasile, quindi ovviamente mi sento brasiliana, però anche parte del mio cuore è italiano. No, dopo un po', quindi se sono felice qui, questa è una domanda che mi faccio sempre in qualsiasi posto dove sono, no? Io rinnovo, no? È come se fosse un matrimonio per me. Quindi ogni anno rinnovo, tipo, sono felice, è quello che voglio, mi piace il posto, allora rinnovo. Quindi non faccio più piani da 5 anni, 10 anni, perché non voglio creare un'aspettativa grandissima con me stessa e con gli altri, quindi mi chiedo se sono felice. E quindi se il mio cuore dice sono felice, e questa è casa mia. Quindi oggi casa mia è in Italia, no? Mi sento meno lontana, no? Mi sento molto più vicina oggi da quando vivevo lì, perché a volte quando si vive in un paese, anche se sei vicino a un'amica, non la vede mai, no? O la famiglia, quando sei lontana anche ti valorizzi di più, no? Che valorizzi l'amicizia, valorizzi il rapporto vivo, mantenere vivo, quindi la comunicazione è molto più fluida e molto più frequente. È buffo questo ho imparato vivendo all'estero, vivendo fuori del mio paese, no? E che è possibile, molto, sai, molto più possibile oggi che mi immagino 20-30 anni fa, dove dovevamo scrivere una lettera, aspettare, inviare, tornare. Quindi oggi è molto più vicino a questo. Quindi non è che non mi manca il mio paese, mi sento anche più vicino al mio paese.
Allora, quando ho deciso di trasferirmi in Italia, ho deciso prima di tutto dove vivere, no? Che questo è importante, no? Quindi la scelta, perché l'Italia è enorme, grande, ogni paesino o regione è un'Italia diversa. Quindi è molto importante che te capisca, no? Un po' della cultura regionale per creare la identità, quindi quello che veramente si avvicina a quello che cerchi, no? Se è una scelta di vita, no? Quindi la Toscana mi piaceva tanto, era una scelta proprio, però vivere in Campania è stata un'altra scelta, perché ho sempre vissuto in città, quindi era più facile decidere di vivere in città, tipo Firenze. Però non era quello che cercavo, quindi la scelta di vivere in Campania era perché avevo già vissuto tanto città, volevo qualcosa, un distacco e allo stesso tempo essere vicina a una città. Quindi la prima cosa è la scelta dove, no? E capire che l'Italia è grande e che ci sono culture diverse dentro la propria Italia, no? E regioni, ogni regione c'è. Sì, la cultura propria, il cibo proprio, il clima, no? E quindi se ti piace il freddo più al nord, se ti piace il caldo più al sud, quindi questo è importante. L'alternanza, la Toscana è perfetta. Esatto, la Toscana è in centro, quindi per me è stato perfetto. E quindi dove vivere? La lingua, perché è una parte importante di integrarsi alla cultura e conoscere la lingua, quindi una delle prime cose, mi sono iscritta in scuola e ho iniziato a imparare italiano. Quindi questo è stato importante. E buttarmi nella cultura, capito? Senza paura, no? Perché l'essere umano siamo no, adattabile, no? L'importante è anche questo, lasciare, sai, vivere la cultura vera e propria, perché è così che si fa un'integrazione vera e propria, no? E imparare le abitudini, no? E se te hai un circolo di persone che vivono qui è molto più facile, no? Inserirsi in questo circolo, non subito cercare un altro circolo di persone uguali a me, tipo, no? Potrebbe essere più facile, ma cerco i brasiliani, una comunità di brasiliani, così mi sento più a mio agio. E secondo me no, è stato proprio l'incontrare, buttarmi dentro la cultura e imparare le abitudini, che nonostante siamo simili, siamo molto diversi, quindi ho imparato tanto su come si vive, no? E da lì mi sono sentita molto più integrata e molto più a mio agio, fin da subito. A voglia, io... Se mi chiedono se rifarei tutto da capo, certo, perché quando è una scelta tua, sai, te vieni con l'idea di fare la miglior scelta, no? Quindi io ancora penso che è stata la mia miglior scelta di vita. Le mie aspettative erano esattamente quello che vivo oggi, esattamente, vivere una vita più semplice. Sai, in campagna, vivere, no? No, Era sì, la uscire vita. della vita in città, per questo se mi chiedono. I found a friend, I found the LGBT group here. They helped me a lot with volunteer. I have no idea about the Greek before when I arrived here. I have no idea. I heard from the television, from the TV show, something like that. It was bad economic here, and then it was fine, something like that, not more, to be honest. Greece is nice country, is very good, people are very warm, they are very welcome with the migrant refugee, but the things is very difficult. For me, it was very difficult to find a job, and for also for study, it was, you can't study if you don't have any paper, if you don't have nothing here. It was difficult, since it was difficult, since it was not very difficult. Αποφάσισα να φύγω από το Μαρόκο το 2008. Ο πατέρα μου είναι Βέρβερος
και η μάνα μου είναι Άραβας, αλλά ο πατέρα μου είναι Βέρβερος και στρατιώτης. Και έχουν αυτό το θέμα οι Βέρβεροι με τους Άραβας. Έχουν θέμα δηλαδή λιγκοφασισμός μεταξύ τους. Λόγω και σου λένε, δηλαδή που είμαι μισός Άραβας και μισός Βέρβερος και μου φωνάζουν το πάσαρτο, δηλαδή δεν είσαι ό,τι καταρρός Άραβας, ό,τι καταρρός Βέρβερος. Και ο πατέρα μου πάντα ήθελε να είμαι από την δική του πλευρά. Λίγο οι Βέρβεροι έτσι, έχουν αυτή τη χαρακτήρα. Είναι λίγο σκληροί, δεν θέλουν δηλαδή να. Πρώτο να μάθει τη γλώσσα του. Εγώ αυτή τη γλώσσα δεν θέλω ποτέ να το μάθω και δεν αποκλείεται να το μάθω αυτή τη γλώσσα. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιώ πάντα. Δηλαδή, και αν τα πάω σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, και στο Μαρόκο, δεν μπορεί να μιλήσει βερβερική γλώσσα. Πρέπει να μιλήσει αραβικά. Και μου λέει, όχι, και αυτό το πρέπει να το μάθει. Πιεσμός στο σπίτι, δηλαδή Άραβας, μη Βέρβερος και στον δρόμο και λέει να βρήκε, δηλαδή ο Άραβας λέει να βρήκε βάρβαρος να παντρευτεί, δεν βρήκε ένας Άραβας. Και μετά ο Βάρβαρος το ίδιο, λέει αφήνες από τη χωριό σου και παντρεύεις μια Άραβα, δηλαδή τι ξεφτυλά είσαι και από εκεί καιρό που γεννήθηκα εγώ ξεκινάει αυτό το θέμα. Δηλαδή η μάνα μου, ο πατέρα μου δουλεύει στρατό και έρχεται μετά από 9 μήνες 20 μέρες άδεια. Δηλαδή, εγώ προστατέρα μιλάω αραβικά με τη μάνα μου. Και έρχεται και μου βλέπει και λέει: Γιατί δεν μιλάς βελβερικά. Και εγώ του λέω: Δεν ξέρω και δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη γλώσσα από μικρός. Και από εκεί ξεκινάει, δηλαδή, μου χτυπάει, μου βρίζει. Και μου έκανε αυτό το μέσος από δηλαδή, πατέρα σου, αλλά τον νιώθεις μίσος από αυτόν τον πατέρα. Πώς σε μιλάει και πώς δηλαδή, σε βλέπει σαν δεν είσαι παιδί του. Έχω δύο αδέρφια. Αλλά με τα αδέρφια μου είναι εντάξει, λόγω και τα δύο ξέρουν και τα δύο γλώσσες, δεν έχω θέμα μαζί του. Αλλά εγώ βγήκα λίγο διαφορετικός. Λέει πώς γίνεται, εσύ ο μεγάλος στο σπίτι. Και λέει πώς γίνεται ο μεγάλος δεν μιλάει μόνο αραβικά και δεν μιλάει τη βαλβηρική γλώσσα. Και λέω, εντάξει, εγώ αυτό νιώθω, αυτό θέλω να το κάνω. Δηλαδή, εντάξει, Βέρβερος είμαι μέσος Άραβας και μέσος Βέρβαρος, με ενοχλεί. Δηλαδή, και θέλω μακάρι να ήμουν ή Βέρβερος καθαρός ή Άραβας καθαρός, ή μην έχω αυτό το θέμα. Λέω, όπου να πας και στα γραφεία να πας και στη δουλειά να βρεις μια δουλειά, πάντα είχε σε αυτό το θέμα. Και σε βλέπουν και καλά, Βέρβερος, ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή και σε προκαλεί μόνο με τα μάτια, δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλήσει, μόνο το ύφος που σε βλέπει και λέει, πάλι αυτά δεν θα τελειώσουν από εμάς. Δηλαδή και εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω το σχολείο, έκατσα μόνο 8 χρόνια στο σχολείο και ήθελα να κάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά δεν μπορούσα να. Στο Μαρόκο έχω δει κάποια ντοκιμαντέρ και κάποιες ταινίες που λένε για την αρχαία Ελλάδα και μ' άρεσε σαν κράτος, δηλαδή τόσο αρχαία έχουν και τόσο μεγάλη ιστορία έχουν και θέλω όποιος να δω αυτό το κράτος πώς είναι. Δηλαδή και την ώρα που λέει και ήταν στο νερό μου να δω την Ακρόπολη προσωπικά. I live now in a Greek from 1 year. I don't find this big different, except a little here things more organized and nice. I don't feel I'm a Syrian and like came to Greece in Greece completely different at all. I speak with people with comfortable, so I don't feel I'm like Syrian. Just the language also the problem. When you people don't understand you very well, they not. Yes, the language is very important to speak with people. I like Greece. The place where I will go or stay, that's depend first job. If find a job in Greece, I don't mind at all to stay in Greece. It's no comparison between Syria and Greek. Syria, it's a war zone. Bad situation, very bad. Greek, it's safe country, nice people. All of this is very good. When you buy stuff, you go to the market. Normal, I feel like in Syria before 2011. Very, everything's